Vuoi la galletta? No. Stanno facendo un cazzo. Cazzo, proprio adesso. Allora, cucciolotti delfino, ben tornati un attimo. Vi siamo mancati? Non si parla che la bocca aprire. Sto cenando e facendo video allo stesso tempo. Che cazzo sei? Sì, mangio le galette di riso come i veri fitness boy. È una dieta ipocalorica. Un canale in linea con le aspettative. Detto questo, ci siete mancati? Speriamo che anche noi. A me non è mancato nessuno. Marco, sei il solito. Comunque siamo tornati. Si può forti dire? Di prima, non lo so. Più forti di prima lo scopriremo solo vivendo. Questo è un video unboxing particolare, diverso dal solito. Primo su YouTube. Che cazzo non so, possibile, dopo cercheremo. E niente, si vedrà. Comunque sto sudando questo cappello di nana. Cazzo è un ragno quello. Come avrete visto già dal titolo, oggi andremo a scoprire, unboxare no, perché l'abbiamo già unboxata su TikTok. Quindi chi non mi segue su TikTok, Marco? Lo faccio. Oggi unboxeremo una scarpa in 3D. Che vuol dire in 3D? Marco? Non lo so. Non lo sai, ma lo scopriremo strada facendo. Piccola premessa. Piccola premessa. Ecco, siediti Marco, siediti. Sono già seduto. Perfetto, alzati allora. Allora, ero su Vinted. A fare. Robe illegali. Amici della postale, scherziamo. Praticamente stavo su Vinted, come vi dicevo prima. Tra una ricerca e l'altra, comunque Vinted, l'algoritmo ti suggerisce altri articoli. Mirko Scarcella. Mirko Scarcella, un saluto a Mirko Scarcella che guarda sicuramente questi video qua. Dicevamo... Se vuoi follower da linea. I follower tutti veri, mi raccomando ragazzi. Fate scrivere vostra zia e vostra nonna. Un saluto a tutte le nonne. Marco, possiamo iniziare? Sì, abbiamo già iniziato. Quindi mi capita questo articolo di un portachiave e allora decido incuriosito di andare sul profilo e vedo che c'erano un sacco di sneakers a portachiave e una... Portachiavi? Chiavi i u sono tante, speriamo. Vado su questo profilo e vedo che c'erano molte alternative, no? Molte scarpe, sia portachiave che in una versione più grande, che tra poco vedremo. E quindi ero molto deciso di acquistare, solamente che mi sono scritto e ho detto, ma alla fine l'articolo mi piace proprio in maniera genuina, no? L'avrei acquistato in ogni caso, però gli ho scritto e ho detto, guarda, io ho un canale YouTube. Mi piacerebbe comunque farti conoscere perché mi piacciono i lavori che fai e quindi se possiamo trovare un accordo, piru. Non volevi pagare praticamente. Stai registrando o mangiare magari? Sono di fare? Morale della favola. Morale della favola, faccio dei pezzi. Sai che hai detto? Faccio vedere. Calmo tu, ragazzi di Marco innamorato. Fai vedere la mia maglia del Napoli passione. Attenzione, fermi l'altro. Bella. Gira dietro. Gira dietro. Partiamo subito con i portachiavi. Che potrebbero essere vostri. Che potrebbero essere vostri, bravissimo Marco, perché quando uscirà questo video sarà attivo sul mio profilo Instagram un giveaway di questi portachiavi che verranno inviati alle vostre case in maniera gratuita. Ve li viene a portare a mano. Sì. No? Benvenuto. Tutte le regole saranno chiaramente sul mio profilo Instagram sotto il post. E niente, adesso ve li mostro. Prendiamo la bustina della Maria... No! No, Maria Salvador! Questi portachiavini, ne ho 6, di 6 modelli differenti, tutte casa... sta casa di Nike! Li puoi realizzare sia in nero che in bianco, però chiaramente questi qua si possono tranquillamente verniciare con una bomboletta del colore che volete alla fine. Il primo è un modello di Air Max 1, che secondo me è una delle scarpe più belle mai realizzate. Il secondo modello, un paio di Dunk, che vogliono tutti, e adesso possono averli scrivendosi a giveaway. C'è da dire che sui portachiavi il dettaglio delle scarpe si nota molto. Poi proseguiamo con il secondo, anzi sì dai, il secondo modello più desiderato ultimamente, Jordan 1. Ti piace Marco? Bella. Anche questa qui in bianco, molto bella. Poi passiamo alle nere, il team nero, chicchetta, Air Yeezy, colorazione nera cattiva, molto decisa, aggressive. Poi, rimanendo in tema Dunk, abbiamo queste Dunk High Triple Black, molto simpatiche. E per chiudere, un altro modello che sta spingendo molto sui trapper, le Jordan 4, anche qui in colorazione possiamo dire Black Cat. Niente, vi ho fatto vedere i portachiavi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale preferite e soprattutto su Instagram, perché quando pubblicherò il post, come dicevo, ci sarà un giveaway, quindi seguitemi su Instagram. Stay tuned. Stay tuned, Zrunetunez, per ricevere un portachiave gratis a casa vostra.
50% di sconto più un altro 20%. Giorgio Mastrotta, un saluto. È perché sì, guardi i nostri video. E adesso è arrivato il momento, quello più succoso, Marco, capito, no? Il momento più? No. Il momento più? Tu sei più bravo con la bocca. Sì, non dire queste cose. Vabbè, fermi tutti. Sono rapina. Oh, si vede? No. Hai visto, Marco? Oh, l'hai visto, Marco? Oh. Ole! Questa è una silhouette. Sì, ci siamo lasciati. È una silhouette dell'Air Max 1. Sul profilo di Giulio c'era anche una Jordan 1, ma io ho preferito questa qui, perché ormai Jordan 1 ci ha rotto il cazzo, no, Marco? A me è già da primo, no? Bravo. Ha una lunghezza di 54 cm, quindi è veramente troppo grande. Non so se rende a video. Beh, per farvi capire la dimensione, questo è un 45, quindi 29 cm, per farvi rendere conto quanto è grande. Marco ci teneva a misurare. Come vi dicevo, questa qui ha uno spessore tale da poter essere anche poggiata. Rimane in piedi, adesso non ho dove poggiarla per farvelo vedere, però fidatevi. Però in realtà a me piaceva un sacco appenderla. Magari verrà presa qui. Che bomba. Con qualche gioco di LED dietro, secondo me spaccherebbe tantissimo. Allora, ho chiesto dell'info a Giulio, chiaramente per essere più informato possibile sul mondo della stampa di 3D, che lui stesso mi ha detto che è un mondo ampissimo e non ci sono voluto entrare più di tanto. Ho avuto paura, sì. Questi prodotti che fa lui, sia queste grandi che i portachiavi, sono creati con ABS riciclato. Quindi salvaguardiamo l'ambiente, no? L'Econord. Delfino per L'Econord. Trenord. Lui chiaramente sul profilo ha delle sneakers, sia portachiavi che silhouette, come vi dicevo, però con la stampante 3D può realizzare praticamente qualsiasi cosa, dai vasi, da quello che volete. Abbiamo tentato per creare un loghino Delfino Sneakers da mettere qui dietro, sempre per la storia del rendere una cosa un po' più... Abbiamo tentato. Di creare. Italiano. Solamente che alla fine non eravamo convinti, perché per come lo volevo io c'erano alcuni inconvenienti, alcune problemi. Divergenza di... Sì, di qualche incidente di percorso, quindi alla fine l'abbiamo abbozzato. L'idea. Esatto, per avere poi, chi lo sa quando, un vero logo per poi crearlo e renderlo veramente d'impatto lì sopra. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetelo qui nei commenti. Contattate Giulio se vorrete qualcosa di personalizzato. Non dimenticatevi, come sempre, di seguirmi su Instagram, su TikTok e su YouTube. Mettete like, condividete, fate tutto quello che è da fare, mi raccomando. E nulla, abbiamo detto tutto, Marco, no? Poi colgo l'occasione per ringraziarvi del supporto dell'anno scorso, di questo inizio anno. Il video collezione è andato molto bene, sarebbe tutta la mia collezione fantastica. Alla fine questo giveaway non sarà di che valore immenso, comunque è il pensiero che conta. Ci tenevo a ringraziarvi e lo farò tramite questo giveaway. Per sei pochi fortunati. Nulla, ci vediamo al prossimo video. Prova a sparare. Prova a sparare.